Io non ho fatto un libro a difesa dei giudici, il mio libro è contro i giudici, sia chiaro. Io ho difeso dei giudici per bene, anche dei loro stessi colleghi che li hanno impacchettati e consegnati ai loro mandanti politici. Questo è avvenuto per De Magistris e Forleo. Allora, se l'Italia, e gli italiani non capiscono questo, non hanno capito nulla, bene, si candidino e si, come dire, facciano karakiri, nessuno, come dire, alcuni andranno via, altri si rassegneranno e andiamo bellamente danzando, no, verso quel baratro di cui dicevo prima. Ma se si caccia un giudice come Forleo con una motivazione che di giuridico non ha niente, ci dobbiamo preoccupare o no? E se la si caccia perché si stava occupando di scalate bancarie nelle quali erano coinvolti i telefonisti che sappiamo, da Lema, Consoba, De Fassino, Comincioli, Grillo, Cicu di Forza Italia, e allora... Ma perché, scusate, se avessero intercettato me come hanno intercettato D'Alema, perché io avrei dovuto essere iscritto sul registro degli indagati e D'Alema no? Perché? Perché? Perché io sì e D'Alema no? Perché Oliver Panichi sì e Comincioli no? Perché? Hanno inventato una categoria che non è mai stata utilizzata prima, quella dell'anomalia. Ora, anche qui, il nostro studente modello dell'Istituto Tecnico studia diritto, sa che la categoria dell'anomalia non esiste, si sono rifugiati in calcio d'angolo anche lì, con le parole. Ma se questa persona è squilibrata, ma mi dite come fa a fare il GIP a Cremona? Mi dite come fa a godere del servizio di scorta che le è stato assegnato? Andiamo a De Magistris. Le inchieste di De Magistris, questo stavano scoprendo, stavano cioè disegnando quella che io chiamo questo libro, la nuova Tangentopoli italiana, una Tangentopoli rispetto alla quale quella del 92 sbiadisce, evapora. Dovuto più leggere per scrivere questo libro, 250 pagine, ne avrò letto almeno, non so, 100 volte tante, per poter condensare questi fatti, e poi ho fatto anche delle indagini sul campo, ci sono anche indagini giornalistiche, non è vero che abbiamo fatto solo... Che molti di noi che fanno questo tipo di lavoro riportino le cose dei giudici e dei magistrati, no, abbiamo fatto anche il lavoro giornalistico, per cui alcune cose hanno fatto nascere delle inchieste giudiziarie, quindi andiamo orgogliosi anche di questo, anche se poi non ci fanno scrivere più di questo, non ha importanza, lo faremo sui blog, lo faremo sui muri. La nuova Tangentopoli è caratterizzata da un meccanismo molto più semplice e più raffinato al tempo stesso, sembra paradossale, ma è così. In cosa consiste la maggiore raffinatezza e la maggiore semplicità? Perché coesistono e non si contraddicono tra di loro i due concetti? Io do dei soldi a lui, oppure gli faccio un versamento sul conto corrente, preferibilmente estero, troppe tracce. Come si fa allora? Si fa come con i fondi pubblici europei, e questa è stata la intuizione, la traccia seguita da De Magistris, che, voglio sottolineare, non ha arrestato nessuno, non ha messo le manette a nessuno. E non c'è bisogno di usare, quando ci vuole, come si dice, ma non c'è bisogno di usare le manette. Hanno detto anche dei magistri suoi, ma il suo magistrato vuole, non ha arrestato nessuno. Eppure tutti hanno avuto una paura decuplicata rispetto a quella che avrebbero avuto di fronte a un magistrato cosiddetto manettaro, senza arrestare nessuno. Quindi ha fatto queste indagini e ha avuto questa intuizione dei fondi pubblici europei come grande risorsa da assaltare. E come avviene l'assalto ai fondi pubblici europei se non c'è uno che ti porta i soldi e prende la cresta su un appalto, su un concorso? Avviene in maniera molto semplice: i soldi contabilizzati e spartiti già a Roma e a Bruxelles sanno già con le loro gambe dove andare, per la semplice ragione che non c'è più un soggetto A, Domenico, che gli dà un soggetto B, Oliver, ma è il medesimo soggetto, Carlo Vulpio, che con la mano sinistra li attinge a Roma e a Bruxelles e dalla mano sinistra li fa passare alla mano destra tutte quelle regioni, prevalentemente del sud, perché lì sono destinati in misura maggiore, ma non solo del sud. E allora, quando per esempio si stanziano 100 milioni d'euro, diciamo così, per un certo progetto, quei 100 milioni d'euro da Bruxelles Catanzaro, diciamo, visto che siamo a Catanzaro in Calabria, vengono spartiti e incamerati magari da una società ad hoc costituita da me che li ho erogati a Bruxelles o a Roma, e mi ritrovo con i miei amici, i miei parenti,
la mia amante, mia moglie, la mia cosca o corrente di partito, fa lo stesso, mi ritrovo con questa gente in società che o sono società di miei prestanomi o sono società a me molto care, molto vicine, che per aver avuto, aver visto, finanziato quel tale progetto, poi finanziano le mie attività politiche, oppure mi danno una certa somma in un certo denaro, in case, in altro.